Gel detergente delicato della linea Bimby di Bioefficina Toscana. Qua ci vorrebbe mio fratello, il piccolino, però non l'ha voluto fare. Allora, vi faccio vedere intanto la confezione da dietro, che è da 200 ml. Questo è il PAO. Queste sono tutte le certificazioni e vi leggo un po' la descrizione. Allora, questo è il dosatore, è proprio in così, avete capito. Una particolare miscela di tensioattivi vegetali formulata specificatamente per le pelli sensibili e delicate dei più piccoli, unita a fattori di idratazione naturale, assicura un effetto detergente ed emolliente ottimale. Allora, io devo dire una cosa. A parte l'odore molto 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 delicato, si sente che è una linea per bimbi, perché è il classico odore delicatissimo proprio che si accosta generalmente ai bambini, però va bene anche per i bimbi grandi fondamentalmente, perché io l'ho preso in un periodo in cui avevo dei fastidi comunque alla cute e anche in viso. In realtà non credo che sia un prodotto indicato per il viso, però è talmente delicato, vabbè, se è delicato per i bambini penso proprio che sia delicato anche sul viso degli adulti, e io ho avuto tanto beneficio da questo prodotto. È un prodotto, comunque uno dei primi prodotti che Bioefficina Toscana ha creato, ma secondo me è un prodotto che non morirà mai, perché è un gel delicato strabiliante, cioè proprio una cosa impressionante. Io ho avuto molto rossore al cuoio capelluto in un determinato periodo di tempo, avevo molta reattività alla pelle del viso e devo dire che mi lavavo solo ed esclusivamente con questo prodotto, anche le mani, figuratevi, che poi dura veramente tanto, quindi perché fa no, non fa una schiuma tipo di quelle eccessive, fa una schiuma giusta, però è molto 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 delicata, quindi è molto gradevole. E poi questo profumo è, diciamo, fa tornare in mente dei ricordi molto molto gradevoli. E poi questo prodotto io l'ho fatto usare anche a mia madre su mio fratello, perché aveva l'abitudine di lavare i capelli a mio fratello. Questo è stato forse quando aveva 7-8 anni, perché poi l'ha voluto ricomprare. Gli ho detto: mamma, l'ho comprato per me, però secondo me ha bisogno di un prodotto un pochettino più delicato, perché chiaramente ha voglia che c'è scritto Bimby. Se vai a comprare i detergenti di determinate aziende, diciamo che non sono proprio il massimo. Poi lei nel corso del tempo, all'inizio non l'ha voluto utilizzare, ancora era tanti anni fa quando era un pochino scettica sotto questo punto di vista. Poi, quando è rimasta senza, ha provato questo qua perché era la prima cosa che ha trovato. Tommy, buono questo sapone per tuo fratello, è veramente interessante. E in realtà poi ha continuato ad utilizzarlo e si è trovata molto bene, perché mio fratello spesso capitava che aveva dei rossori comunque sparsi in tutto il corpo, a volte anche quando mia mamma cambiava detersivo per lavare il bucato, mio fratello cominciava ad avere prurito, rossori. Comunque con questo detergente ha risolto tante tante cose. Secondo me va bene comunque per un cuoio capelluto sensibile, per un cuoio capelluto reattivo e anche per una pelle reattiva. Comunque niente, fatemi sapere voi, se sicuramente lo conoscete questo prodotto, però mi fa piacere comunque parlarvene. E niente, io vi saluto. Mettete un bel mi piace a questo video, se vi va condividetelo, ci rivedremo presto, ciao!